Ok, allora ripartiamo di nuovo dall'inizio perché la procedura che abbiamo visto prima era didattica, ma la procedura reale prevede un pezzo intermedio che vi farò vedere adesso. Dunque, selezioniamo l'oggetto, creiamo il nostro Sculpt Mesh, il nostro cubo standard, che abbiamo detto che era cubo standard, lo costruiamo, andiamo qua, andiamo in Edit Mode. Andiamo a selezionare il vertice, però ci prendiamo il proporzionale per fare la cupola. Deselezioniamo tutto, prendiamo il verticino, lo tiriamo su per fare la cupoletta. Perfetto. Togliamo questa modalità. Andiamo di nuovo qua. Andiamo un po' lontano così lo vediamo bene. Poi deselezioniamo. Prendiamo solo la parte di sotto per allargarla, la scaliamo in modo tale da. Ok, e qui abbiamo finalmente il nostro oggettino che abbiamo visto che siamo incapaci di fare il backing, e qui abbiamo il nostro oggettino e con il nostro. Questo qui, il nostro sculpti. Okay. Abbiamo anche visto che in questa modalità qua in Edit, qui sotto ci compare lo sculpti. Ecco, il pezzo intermedio che mancava è quello che consente di impostare separatamente la UV che facciamo. Ecco perché siamo ripartiti, perché a questo punto dobbiamo creare una nuova UV map che sarà UV text, e questa qui la chiamiamo texture. Okay? Importantissimo cliccare. Quindi una sculpti e l'altra texture. Allora, a questo punto, su questa cosa qua facciamo l'unwrapping. Vedete che è abilitata questa, quindi vuol dire che dobbiamo fare l'unwrapping. L'unwrapping dobbiamo creare una nuova immagine. Sarà questa su cui finirà l'unwrapping. Ricordiamo che dobbiamo fare tutto il giro che abbiamo spiegato prima sul taglio. Dunque, il taglio, cerchiamo, vediamo se riusciamo a farlo semplificato, quindi tagliamo di qua e tagliamo di là, con Shift magari, ok? Quindi abbiamo diviso semplicemente il nostro oggetto in due parti, ok? Questo è giusto per fare veloce adesso una prova di rendering. Facciamo il mark di questo, visto che compare un semi in più, prima o poi scoprirò perché. Comunque dobbiamo toglierlo, quindi lo selezioniamo sempre con Alt. Questo selezioniamo e poi Ctrl E e togliamo questo. Ok? A questo punto possiamo fare l'unwrap. Allora, dobbiamo selezionare tutto. E poi possiamo fare l'unwrap e vedete, ecco, la cosa che mi interessava al di là di tutto è che ogni unwrap è diverso dall'altro. Qui sono venute due specie di fogliette. Ora, queste due fogliette qua, giusto per capirci un attimo, le salviamo nella modalità che avevo spiegato. Quindi usiamo lo script, facciamo save UV face in modo tale che ci vengano soltanto le tracce. Insomma, giusto per avere qualcosa. Quindi andiamo sui nostri documents e salviamo. Allora, chiamiamola texture, in modo tale che sia sempre ordinata. Quindi texture. Salviamo questa texture. Ora, se ritiriamo su questa texture, quindi open. Document, abbiamo detto che c'è una texture standard perché lui ci aggiunge il nome del cubo originale. Apriamo l'immagine, ecco, vedete che è praticamente identica alla UV map, anzi c'è l'UV map sopra, però vedete che ci sono delle lineette. Queste lineette, se noi adesso andiamo a vederlo texturato, vedete che mi fa vedere esattamente il nostro oggetto con questa texture. Il problema grosso che abbiamo noi adesso è che noi dobbiamo congiungere
questa texture, questa UV, con quella dello sculpting. Quindi dobbiamo sommarle assieme in un certo senso. Per sommarle assieme, questa operazione viene fatta da un materiale, quindi dobbiamo creare un materiale in questa cosa. Vedete che non c'è nessun materiale associato all'inizio, quindi noi ne aggiungiamo uno, e in questo materiale fondamentalmente dobbiamo metterci questa texture. Quindi cosa facciamo? Gli aggiungiamo una texture. Questa texture adesso si chiama text, la chiamiamo texture, giusto per chiamarla sempre allo stesso modo. Le texture possono essere di diverso tipo, per noi questa texture è un'immagine, e l'immagine che prendiamo la prendiamo dalla texture standard, no? Eccola. Okay. Quindi noi praticamente in questo momento abbiamo detto che il materiale è composto da una texture la quale viene da un'immagine, però quando la deve proiettare sul componente, sul nostro sculpti, deve proiettarla come se fosse una UV map. Questo vuol dire che dobbiamo andare adesso qui sempre a cercare dove si dice l'input map. Ecco qua, map input, di questo testo abbiamo inserito, facciamo l'input e diciamo che l'UV, e l'UV deve venire dalla texture. Vediamo un po' se è andato tutto bene all'invio. No, UV texture non è quello giusto, perché l'ha messa in rosso. Quindi andiamo di nuovo a vedere come l'avevo chiamata. Texture con la T minuscola, forse. Sì. Texture minuscola. Adesso è andata bene, ok? Quindi a questo punto noi gli abbiamo detto che c'è quella texture che dipinge l'oggetto, ma dobbiamo fare il rendering di questa texture sullo sculpted. Quindi non otterremo un'immagine del genere, ma otterremo un'immagine modificata. L'immagine modificata, per produrla dobbiamo tornare qua, abilitare, perché noi vogliamo fare il rendering dello sculpting, questo qua. E a questo punto useremo il render, bake render mesh, e avremo texture only. Allora, se siamo fortunati, per essere sicuri che stiamo texturizzando bene, allora sono tornato un attimo nella modalità del texture, sono andato in GIMP e su questa texture delle foglie posso scrivere hello world, questo ciao mondo, che poi mi aspetto di vedermi nell'oggetto. Per vederlo basta che faccia texture, e vedete che hello world viene correttamente scritto sopra il nostro oggetto. Ripetendo i procedimenti di qui prima su questa texture, quindi sostituendo tutti i pezzi, vedete che riesco a ottenere, quindi con la sculpti di prima, vedete che ottengo esattamente quello di prima, che prima volendo poteva essere un po' ambiguo, perché uno poteva pensare che non fosse corretto. In realtà vedete che l'hello world compare, e quindi in questa texture, e quindi questa texture è adeguata, anche se vabbè, adesso bisognerebbe mettere a posto la risoluzione, perché è una risoluzione troppo bassa, perché questa l'ha presa esattamente come lo sculpting di prima, bisognerebbe fare un'altra immagine con una risoluzione più grande. Ma comunque il concetto è questo. Se andiamo in Second Life e proviamo a importare le due texture, quella dello sculpting e questa, come immagine da mettere nel sculpting prima, ecco, vedete, ha riportato l'oggetto su Second Life e vedete che ha esattamente lo stesso aspetto, e questo oggetto ha la sculpt texture, che era quella da sculpti che avevo fatto prima, e nella texture abbiamo messo questo hello world, che era quello, dunque eccolo qua, hello world, che era quello che abbiamo visto poco fa. Quindi semplicemente le ho riportate in Second Life e le ho applicate, e se andiamo a vedere è esattamente hello world, è esattamente come mi appare. Quindi direi che
lo sculpture abbiamo ottenuto. Ok, quindi riassumendo, qui la cosa fondamentale da ricordarsi quando si fanno questo tipo di oggetti è che dobbiamo avere, a parte lo sculpti originale, dobbiamo comunque avere queste due UV texture, quella che rappresenta lo sculpti e quella che rappresenta invece la UV map, e vengono associate un po' insieme, nel senso che nel materiale che noi abbiamo dobbiamo costruire il... Andiamo nel materiale, vedete che abbiamo questa famosa texture aggiunta che è quella che poi andremo a fare il rendering, quindi questa texture che è una texture che è caricata in modalità map input UV appoggiata alla stessa texture UV texture che avevamo configurato sulla resa. E poi alla fine abbiamo usato, una volta impostate correttamente il materiale con la texture, abbiamo fatto il rendering, bake rendering meshes texture only, e in questo modo questo qui cosa fa? Praticamente illumina l'oggetto, cioè più che illumina l'oggetto associa tutti i materiali all'oggetto e quello che genera lo costruisce e lo scrive su una texture. E questa cosa viene usata sia per fare questa texture UV particolare che la texture originale UV che noi usiamo. Allora, anche qua, come sapete, io dico, noi usiamo sempre una cosa abbastanza complessa, perché l'ultima parte in particolare non è facile, ci fa molto esercizio, io stesso ci ho impiegato parecchio per riuscire a farla. Ed è la parte più lunga, perché la parte prima, quella che permetteva semplicemente di fare gli UV e di costruire e modellare in 3D, è in realtà molto semplice. Quindi nel momento in cui in Second Life non ci sarà più tutto questo problema degli sculpti, diciamo che di questo tipo di corsi viene smantellato, almeno su queste parti complicate, diciamo forse anche 70-80%. Ecco perché può anche darsi che convenga aspettare prima di rompersi la testa l'uscita delle mesh effettive. Comunque nel frattempo prossimamente farò altri tutorial e vi passerò qualche altra nozione. Per il momento vi saluto, ciao, grazie.